Benvenuti a Restart, un'altra puntata, la casa degli imprenditori, la casa della ripartenza. E anche questa sera avremo una puntata bellissima di servizio, di informazione per quanto riguarda le piccole e medie imprese del territorio, da ascoltare attentamente perché abbiamo un ospite veramente importante per le imprese che lavorano sul mercato italiano e estero. Ma saluto subito, non sono da solo, eccoci qua. Buonasera Maurizio, buonasera a tutti i nostri cari telespettatori. Ma c'è qualcuno qua in parte alla mia sinistra? Abbiamo qui con noi la nostra dottoressa Giusy Biondelli, consulente ed educatore finanziario. Buonasera. Buonasera a tutti, buonasera, grazie. Stasera è una puntata davvero speciale, quindi mi fa molto piacere essere dei vostri. Ho messo anche la cravatta nuova per stasera, ci sono due bellissime donne, una mora e una bionda. Ma tutti eleganti. Tutti eleganti, questa sera mi sono proprio, così, ho dato fondo ai risparmi. Chi è l'azienda ospite in studio? Ma questa cosa è particolare, è per te. Diamo il benvenuto al dottor Carlo De Simone di Simest. Buonasera. Buonasera e benvenuto. Buonasera. Lui cos'è, responsabile delle relazioni esterne di Simest? Ah, ecco. Benvenuto dottore, buonasera, benvenuto a Restart. Buonasera. Qui di solito ospitiamo le aziende del territorio che ci parlano delle loro fasi di ripartenza, del momento che abbiamo attraversato, e la ringraziamo di essere accettato l'invito a venire a questa nostra piccola finestra sull'imprenditoria per parlare di avvicinare, certo che Simest la conoscono in tanti, ma qualche piccolo, magari, Giusy, qualche contenuto possa essere di aiuto, sì, per gli imprenditori. Perché è corretto sapere cosa fa Simest, qual è il ruolo, l'origine di Simest e l'importanza che può avere nell'affiancare le aziende nell'internazionalizzazione, ed è importante parlarne perché molto spesso le aziende hanno carenza di informazione. Questo è importante. Quello che vogliamo fare noi stasera è proprio quello di dare informazioni importanti che possono essere da stimolo per il futuro e per i progetti delle aziende. Anche perché non è carenza di informazioni, ma a volte abbiamo un overbooking di informazione e non ci si districa più, esatto, dal punto di vista cosa può essermi utile per il mio progetto. Perché la finanza è importante, ma se non ho progetti... Chiaro, la finanza è importante, ma l'importante è avere dei progetti. Progetti, poi dopo bisogna trovare il fabbisogno e le fonti di finanziamento adeguate. Questo lo diciamo sempre. Ma chiediamogli cos'è Simest. Cosa fa Simest, dottore? Allora, Simest è la società che all'interno del gruppo Cassa Depositi e Prestiti si occupa di affiancare le aziende italiane nell'ambito dei loro processi di internazionalizzazione. Simest nello specifico lo fa con tre tipologie di attività diverse. Da un lato noi siamo gestori di fondi pubblici per conto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, e con questi finanziamenti agevolati che gestiamo direttamente nei confronti delle aziende eroghiamo finanza agevolata a determinate condizioni vantaggiose, ed è l'attività che ultimamente è stata anche di notevole interesse da parte delle aziende, perché oltre alla parte di finanziamenti agevolati ci sono state anche alcune misure straordinarie che il governo ha messo in campo in questo periodo di ripresa economica a seguito della pandemia, e questo ci ha consentito di affiancare un notevole numero di aziende sempre crescente. L'altra tipologia di attività è quella storica, con cui Simest è nata nel 1991, cioè l'attività di partecipazione al capitale, quando entriamo in aziende italiane nei paesi esteri. Questo lo possiamo fare sia in ambito UE che extra UE, e lo facciamo in affiancamento alle aziende. Siamo un partner finanziario, non siamo un private equity classico, ma riusciamo ad affiancare le aziende italiane nei loro processi di acquisizione di società estere, piuttosto che nella fase di implementazione di nuovi progetti a livello industriale, oppure laddove le aziende italiane sono già presenti all'estero e hanno necessità di effettuare ulteriori investimenti, noi riusciamo a intervenire anche in queste fasi. Questa è la nostra attività classica con la quale siamo nati nel 91, ed è l'attività con la quale Simest è sempre stata connotata per quanto concerne l'affiancamento alle aziende italiane. Poi c'è l'ulteriore attività ancora più specifica,
effettuiamo nell'ambito delle operazioni di credito all'esportazione, cioè quando interveniamo con un contributo in conto interessi, sempre gestendo fondi del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in quel caso noi riusciamo a mettere a disposizione delle aziende italiane la possibilità di concedere alle proprie controparti estere, a valere su contratti di fornitura importanti, quindi parliamo di beni di investimento, quindi macchinari e impianti, in quel caso riusciamo a consentire alle aziende italiane, soprattutto le piccole e medie, di poter dare pacchetti finanziari vantaggiosi alle proprie controparti estere. E questo è un'altra tipologia di attività che riusciamo a fare e che stiamo addirittura cercando di ampliare sempre più anche in questo caso, per arrivare a un maggior numero di aziende e soprattutto con un maggior numero di strumenti finanziari da poter mettere in campo nell'ambito, diciamo, dell'affiancamento alle aziende italiane. Considerate che sul credito, per esempio, all'esportazione, da poco abbiamo ampliato tale tipologia di attività anche al leasing all'esportazione. Quindi, come vedete, cerchiamo anche di aggiornarci e cercare di essere al tempo e al passo con quelle che sono le esigenze. Quest'anno la sapevano intanto, dottore, questo aspetto qui del leasing all'esportazione è una novità assoluta che non abbiamo ancora sentito. La ringraziamo infatti, per aver ricordato questo strumento particolare che può essere utilizzato all'interno di una, di un progetto estero. Grazie, questo è molto importante. Giusy? Davvero? Sì. Sì. Certo, SIMEST l'abbiamo sentita nominare sui giornali nelle ultime settimane, perché al 3 di giugno è stata riaperta la possibilità di richiedere dei finanziamenti in virtù delle 7 linee di finanziamento previste da SIMEST, ma rispetto all'edizione precedente questa volta la piattaforma ha aperto il 3 di giugno e in 24 ore poi sono state esaurite le risorse a disposizione. Vi aspettavate questo tipo di adesione così massiccia? Allora, sicuramente sulla base della precedente esperienza, cioè quando abbiamo avuto la finestra del 17 settembre fino al 21 ottobre, data in cui avevamo interrotto precedentemente la richiesta di finanziamenti da parte delle aziende, avevamo contezza che sicuramente l'interesse da parte delle aziende era notevole e le aspettative anche erano tante, ma aspettarci in quasi poco più di 24 ore, oltre 8.000 domande per un ammontare di oltre 2 miliardi, sicuramente è andata oltre contro ogni tipologia di previsione avevamo in mente. Sicuramente siamo andati oltre le previsioni e ben oltre quelle che erano le più rosee previsioni. Ma quindi, mi scusi, dottor De Simone, ma possiamo pensare che quindi questo periodo di emergenza sanitaria, dove c'è stato un rallentamento, quindi il 2020 è stato un anno un po' a singhiozzo innanzitutto per le dinamiche e per tutti i protocolli che abbiamo dovuto seguire, però in realtà mi sento di riflettere su quello che lei ha appena detto, su ciò che ha appena detto, che in realtà le aziende hanno ripreso, insomma, che in qualche modo la parte di internazionalizzazione la fa da padrone in questo momento di ripresa economica, di ripresa delle aziende imprenditoriali, cioè è così, quindi molti progetti imprenditoriali. Allora, dottoressa Biondelli, questa domanda mi fa particolarmente piacere perché mi consente anche di aprire una sorta di spaccato su un aspetto che è molto importante. Siccome i nostri finanziamenti sono finanziamenti che concediamo sulla base di quelli che saranno eventuali investimenti futuri delle aziende, quindi su progetti futuri, quindi c'è sicuramente da parte delle aziende la voglia di ripartire e sicuramente l'esigenza di dover ripartire per poter ritornare a quelli che erano più o meno i volumi pre-pandemia. Questo da un lato. Dall'altro, per esempio, e le faccio, arrivo con un esempio concreto, c'è una linea che nell'ambito di questa finestra che si è aperta il 3 giugno e si è chiusa il 4 giugno ha avuto un notevole interesse ed è quella della partecipazione a fiere e mostre. E questo per quale motivo? Perché c'è l'interesse da parte delle aziende a ritornare in presenza, a ritornare a tornare a vedere e incontrare i propri buyer, i propri interlocutori. Quindi c'è sicuramente la voglia di ritornare a una normalità da parte delle aziende. E questo è frutto di
diciamo, un anche piano vaccinale che non solo a livello italiano, ma probabilmente anche a livello mondiale, sta sicuramente andando avanti e probabilmente, speriamo, ci auguriamo, ci possa consentire di diciamo affrontare la seconda parte del 2021, quindi il secondo semestre, in una fase un po' più tranquilla e con meno rischi a livello personale, a livello sanitario. Vede, dottore, la trasmissione si chiama Restart e con il vaccino noi crediamo che ci sarà un restart sicuramente di rapporti, di scambi commerciali, di tornare a riapproparci, come diceva lei, anche di stringere una mano. Sto dicendo una cosa incredibile adesso. Un'eresia sto dicendo, di stringere una mano al mio cliente estero, di poter dire ciao, sono qua, eccomi qua, puoi toccarmi non solo in video. A volte in certi contratti, in certe firme di business è importante ancora poter vedere la persona. E quindi sono molto contento di quello che sta dicendo lei, perché sono segnali che sono proprio come piccoli gioielli incastonati nelle piccole imprese, perché è futuro, perché è lavoro, perché è PIL per tutto il paese, perché se c'è ripresa vuol dire che stiamo meglio tutti. Vero, Vildo, Hilda? Assolutamente, concordo con te. Fermiamo un attimo il dottore, perché noi abbiamo un ospite ogni tanto anche qui a Restart, vero? Esatto, abbiamo un minuto di video della nostra dottoressa in psicologia, Agnese Scappini. L'intelligenza artificiale, che ruolo avrà nel futuro del mondo del lavoro? È vero che soppianterà circa il 40% dei posti di lavoro? E questa è la paura più sentita oggi sentita dopo una pandemia di tal portata che ha dato un'impennata tale all'intelligenza artificiale. Ebbene, uno studio di Robert Troy, dal Sole 24 Ore, ci dice invece una prospettiva veramente interessante e positiva. È vero infatti che l'intelligenza artificiale non soppianterà i lavoratori, ma semplicemente determinerà un cambiamento importante nei ruoli, nelle consegne nel lavoro e nel modo di condurre il proprio lavoro. Ciò significherà che una grande attenzione dovrà essere posta certamente alle relazioni nel mondo del lavoro. 60 secondi di psicologia finisce qui, Agnese Scappini, @libero per contattarmi e alla prossima. Sempre interessante, Hilda, le pillole. Esatto, la ringraziamo e la salutiamo. Salutiamo la dottoressa Agnese Scappini. Come vede, dottore, l'aspetto psicologico l'ho fatto entrare in questo periodo perché l'imprenditore è solo, le persone sono state sole per parecchio tempo. Riprendere dalle scorie, dal punto di vista proprio anche psicofisico, non è difficile. Quindi qualche pillola di riflessione sotto questo aspetto possa essere utile a qualche imprenditore. Tutto qua. Piccoli segnali del nostro piccolo giardino di Restart per dare voce. Siamo su che canali siamo? Canale 810 di Sky. E in streaming? E ci seguono ovunque, in streaming sul sito www.welltv.eu. Quindi praticamente potete vedere la trasmissione ovunque, poi su YouTube la caricheremo, la diffonderemo, esatto. Sui social, su Facebook, Instagram, LinkedIn. Sarà possibile riascoltare tutte le informazioni e gli spunti che il dottor De Simone ci ha dato e ci darà questa sera. Giusi, approfittiamo del dottore, un'altra domanda. Sotto con un'altra domanda. Ha accennato che una delle linee più gettonate nella riapertura del 3 di giugno è stata la linea partecipazione a fiere. Un'altra linea, oltre quella, che è stata la più, diciamo, interessante per le nostre aziende? Allora, al di fuori e al di là di quella che è quella che ultimamente ha preso diciamo un interesse da parte delle aziende, che è legata alla patrimonializzazione delle aziende, è una linea non collegata a un progetto sottostante nell'ambito dei nostri finanziamenti, è l'unica linea che non prevede un finanziamento sottostante ma solo determinate caratteristiche che un'azienda deve avere per potervi accedere. Al di là di quella, che ormai è quella probabilmente che ha catturato la maggiore attenzione, cioè quella dell'inserimento sui mercati esteri, che sicuramente in questa finestra del 3 giugno catturato l'interesse delle aziende, sempre perché secondo me rientriamo in quella logica. Le aziende sono pronte a ripartire, hanno voglia di ripartire e hanno l'intenzione di andare ad effettuare investimenti ritornando a servire da vicino le proprie controparti locali. Motivo per cui l'inserimento sui mercati, che ora è stato anche ampliato in ambito comunitario
già da un anno a questa parte, quindi da agosto del 2020, sicuramente ha avuto un notevole interesse in questa finestra per il semplice motivo che le aziende hanno ripreso a viaggiare, hanno ripreso a tornare a incontrare le proprie controparti in loco e quindi ora hanno anche interesse ad aprire eventuali strutture stabili a livello commerciale per andare a servire meglio le proprie controparti e soprattutto assisterle anche nella fase post vendita. Questi sono tutti aspetti che attraverso il nostro finanziamento dell'inserimento mercati esteri possiamo mettere a disposizione delle aziende ed era uno dei finanziamenti diciamo meno conosciuti probabilmente dalla parte delle piccole e medie imprese che invece hanno iniziato a conoscerlo meglio, ad approfondire quali potevano essere i vantaggi e soprattutto capire che in alcuni casi addirittura potevano anche attraverso un accordo con il proprio distributore locale, quindi non necessariamente andando ad aprire proprie strutture locali, ma andando a stringere accordi con controparti locali in cui riconoscono praticamente l'attività controparti, in quel caso anche la piccola e media impresa con importi decisamente più ridotti poi può effettuare investimenti in tal senso andando a servire aree geografiche o in ambito comunitario o anche in ambito extraeuropeo, ma andandole a servire da vicino. E questo è un qualcosa che le aziende stanno iniziando a percepire come importante nei confronti delle proprie controparti locali. Grazie, questo Giusy è educazione finanziaria questa? Assolutamente, perché ha approfondito una tematica che anche avvicina le aziende a Simest, perché parlare di piccole e medie imprese, parlare di importi anche più contenuti, fa sì che anche le realtà aziendali più ridotte, cioè non la grande azienda che fattura milioni di euro, ma che però hanno aziende PMI che hanno progetti di internazionalizzazione, riescono a capire di poter accedere a questo tipo di soluzioni, a questo tipo di linee dedicate, aiutando anche nel cercare di sostenere i progetti di internazionalizzazione, perché a volte essere supportati da una controparte come Simest è assolutamente rassicurante, perché comunque fa sì che un imprenditore abbia al suo fianco un soggetto che è un soggetto importante, cioè a livello istituzionale, e questo è davvero importante. Ma mi scusi, dottor De Simone, lei ha parlato che questa linea, per esempio, è stata aperta anche a zone UE, cioè in ambito europeo, non solo extra UE. Ma così in generale, quali sono le aree più, diciamo, sulle quali le nostre imprese, le imprese italiane investono in termini di internazionalizzazione? Quali sono le aree più interessanti dal punto di vista imprenditoriale? Aree geografiche, stai dicendo? Aree geografiche, sì, sì. Allora, qui secondo me è bene che facciamo una sorta di distinzione. Dobbiamo distinguere la piccola e media impresa che sicuramente ha un interesse verso l'estero in ambito normalmente comunitario. Le piccole e medie sono concentrate su quell'area e ritengono che quella possa essere un'area geografica importante che comunque sia dà grosse soddisfazioni. Dall'altro, per le aziende mediamente strutturate, anche se piccole e medie anche in quel caso, ma che però sono già abituate a dialogare con l'estero da diverso tempo, sicuramente i mercati di grosse opportunità le vedono per esempio nell'ambito del mercato americano, che continua a essere un mercato di notevole interesse da parte delle nostre aziende, anche perché offre ancora moltissime opportunità, perché anche per esempio in America c'è grossa richiesta di macchinari e impianti e il know-how italiano sotto questo aspetto la fa da padrone sul mercato americano, così come andando loro a investire nell'ambito della cosiddetta green economy, questi aspetti non sono assolutamente stati sottovalutati da parte delle aziende italiane che operano in questo settore ed è il motivo per il quale l'America o comunque gli Stati Uniti sicuramente essere un mercato di riferimento e di notevole interesse per le nostre aziende. È inutile dire che la parte asiatica, quindi Cina e India, continuano a farla da padrone, così come il notevole interesse per i paesi dell'area del Golfo. Quindi le aree di notevole interesse per le nostre aziende italiane sono diverse
e secondo me variano anche a seconda delle varie esigenze e delle dimensioni delle nostre imprese. Quindi è interessante le aree geografiche, non mi aspettavo, sono sincero, dottore, l'America, non ce l'aspettavamo perché noi siamo consulenti finanziari e vediamo dove va il denaro, dove si muove, però pensavamo, come ha detto lei, Asia, Emirati, Cina e India. Non avevamo previsto gli Stati Uniti. Ci fosse ancora molto interesse nei confronti dell'area americana. Allora, dipende dai... Questo spaccato è importante andarlo a verificare a seconda dei settori di attività delle varie aziende. Ecco perché il mercato americano è ancora di notevole interesse, soprattutto per tutte le aziende che operano nell'ambito dell'agroalimentare. Quello è un mercato per il quale le aziende italiane, ancora il mercato americano, per loro è una sorta di, diciamo, di mercato di riferimento su cui andarsi anche a confrontare per vedere quali sono le tendenze sotto alcuni aspetti. Dall'altro non tralasciamo tutti i paesi latinoamericani con il Brasile che fa molto da traino in questo periodo. Quindi, vedi Hilda, non solo app, perché gli Stati Uniti... tutta la fintech, tutta la tecnologia, nuove start-up, ma si erano dimenticati del fare, i macchinari, la produzione, riportare a casa la produzione, come aveva iniziato Trump e sta continuando ancora adesso il presidente Biden, di riportare negli Stati Uniti la produzione di beni, quindi servono i macchinari, serve la tecnologia, serve il saper fare italiano, perché noi sappiamo fare queste cose. E questo dà lavoro a tutta la filiera. Esatto, bravo Maurizio. Quindi Giusy, andiamo avanti con un'altra domanda finché ce l'abbiamo qua. È un interrogatorio. È un interrogatorio, ma quando ci ricapita? Abbiamo qualche minuto ancora perché la regia mi fa dei segnacci. Ne approfitto sempre di lei, dottor De Simone, ma lei parla di un affiancamento concreto, di un aiuto concreto alle aziende, ma i tempi di verifica dei progetti delle aziende, cioè i tempi di verifica della fattibilità, quali sono, in che modo, ecco, cerchiamo di andare magari di rendere un pochino più un'idea pratica a chi ci ascolta. Questa mi sembra un'ottima domanda e soprattutto un ottimo spunto anche per me per poter dare, diciamo, una risposta su quella che è, diciamo, normalmente una sorta di ritrosia nei confronti di tutto ciò che sono i finanziamenti pubblici. Considerate che noi agiamo sulla base dell'ordine cronologico, quindi va da sé che abbiamo parlato di 8.000 domande pervenute in 24 ore. Quelle 8.000 domande dovranno essere processate da qui ai prossimi mesi e sicuramente io non fatico a poter dire che sicuramente le prime richieste andranno già ai prossimi comitati, cioè già a luglio. Noi riusciremo a prendere in delibera le prime richieste effettuate nella giornata del 3 giugno. Quindi questo significa che a distanza di 30 giorni o 45, quello che sarà, noi riusciremo già a deliberare le prime domande pervenute nella giornata del 3 giugno. Poi più avanti andremo con i comitati e più avanti andremo con l'ordine cronologico. Però se dovessimo parlare di un'operatività normale, non quindi di 8.000 domande al giorno, certo, noi riuscivamo in tempi normali a deliberare le richieste di finanziamento che pervenivano in tempi normali, normalmente nell'arco di 40-45 giorni massimo, 60 proprio, non di più, e già veniva la prima delibera. Poi da lì in poi sono tutti quanti i tempi già prestabiliti per la firma del contratto e l'eventuale erogazione successiva. Diciamo che in tempi normali, in 4 mesi, l'azienda dalla richiesta riusciva ad avere già l'erogazione del finanziamento. Quindi, se possiamo dare un piccolo messaggio alla politica, potenziate di più Simest perché è un ottimo strumento dal punto di vista al servizio delle imprese. Uno strumento che direi è piaciuto molto alle nostre imprese, quindi... Diciamo che il messaggio è arrivato forte e chiaro, perché c'è da dire che il nostro governo è consapevole che non solo gli strumenti di Simest, ma in generale l'internazionalizzazione ormai sono più anni che è l'unico driver che riesce a far sì che il nostro PIL in tempi normali era positivo, in tempi, diciamo, di crisi
riesca a perdere quanto meno possibile. Quindi l'unico driver che da sempre dà una spinta al nostro PIL è quello legato all'export e all'internazionalizzazione in senso lato. Questo è molto importante quello che ci ha detto, perché questo dà fiducia anche per guardare oltre le nebbie che ci hanno avvolto in questo periodo. Qui parlo di nebbie dal punto di vista, sono volgare, fatturato export, di fatto estero, che ci dà una possibilità di poter assumere giovani, di poter ampliare il capannone, di nuovi macchinari, di fare movimento anche interno all'economia, perché questo all'estero sì, ma genera ricchezza qua, in casa nostra, in Italia, e questo non è altro che quello che è produrre reddito per assumere, per dare possibilità, perché qui a Restart parliamo solo di prospettive positive, di ripartenze per le imprese e di segnali positivi, certo, come crediamo questa sera di poter aver dato un segnale. Vorrei ricordare il sito di Simest, già che ci siamo, la domanda trabocchetto che non abbiamo previsto, per le imprese che volessero così dare un'occhiata a chi ci sta ascoltando, ci ascolterà, ci vedrà. Il nostro sito è molto semplice, è www.simest.it, quindi è facilmente, diciamo, raggiungibile, e le informazioni che ci sono tante e di notevole interesse anche per le aziende. Quindi non ci rimane confermo, che assolutamente. Dire, ringraziamo i nostri social. Vi ricordiamo che potete trovarci su Facebook, la pagina Restart, oltre la crisi il trust italiano. Su Instagram potete contattare Maurizio Poli, consulente ed educatore finanziario. E su LinkedIn ci trovate alla pagina sempre Restart e Your Solution. Quindi ringraziamo Giusy, ringrazialo tu. Grazie dottor De Simone, grazie per averci approfondito e dato delle informazioni preziosissime. La ringraziamo la regia che si sta facendo. Vediamo il sito in questo momento e grazie davvero, perché è stato molto chiaro e spero che molte aziende possano, diciamo, incentivare ancora di più l'interesse per le misure di Simest. Magari in autunno averlo ospite con un'azienda qua, magari. Mi piacerebbe molto, se dovessimo uscire da questa situazione, diciamo, di protocolli di emergenza, volentieri. Averla ospite questo autunno con il programma Restart, con un'azienda qua, fisicamente qui nello studio, ci farebbe molto piacere, dottore. Per quanto mi riguarda, blocchiamo già le agende, sono assolutamente a disposizione. Grazie. La ringraziamo la sua simpatia, la sua disponibilità, grazie, la sua professionalità. Saluta tu. Grazie, vi diamo appuntamento mercoledì prossimo, sempre qui su Well TV, canale 810 di Sky. Una buona serata.